Erika Gazzurelli, di nuovo negli studi Tempo Radio, nuova puntata di Filo Diretto. Bentornata, assessore, assessore del comune di Castiglione delle Stiviere. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, il 348-3188-339. Allora, cominciamo col parlare di scuola. Facciamo così? Cominciamo dai. Sì. Parliamo di scuola, dai, parliamo di scuola. Dico cominciamo perché è già tardi, è necessario parlare di scuola, è fondamentale per un comune di come quello di Castiglione, dove ci sono due istituti comprensivi importanti, dove c'è un istituto molto grosso, quindi l'Istituto Gonzaga, dove c'è presente anche il Centro per l'Istruzione degli Adulti, quindi il CPA. In questi giorni ci stiamo incontrando con i dirigenti scolastici, quindi sia del comprensivo 1 che del comprensivo 2. In settimana avremo un nuovo incontro per vedere un pochino come inizierà questa scuola. Stiamo aspettando anche le nuove linee guida che dovrebbero arrivare in questi giorni e ci stiamo confrontando in maniera continuativa con gli studi comprensivi. Sul comprensivo 1 vi anticipo che verranno mantenuti i moduli che abbiamo in locazione. Verranno mantenuti che abbiamo in locazione, perché appunto le classi sono ancora le stesse, per assicurare appunto la stessa sicurezza che si è riusciti ad assicurare con il professor Gandini l'anno scorso, e quindi è importante mantenere questi moduli. Col comprensivo 2 stiamo ovviamente continuando a collaborare anche lì per aprire in sicurezza. Ovviamente sì, non dimentichiamoci che stiamo vivendo un periodo storico particolare. Uno dirà perché? Non penso ci sia qualcuno che dica perché, non giustamente. No, non penso proprio. Non ultimo, poco fa ho incontrato il dottor Pantiglioni, che rappresenta il CPA, quindi il Centro per l'Istruzione degli Adulti. Abbiamo una sede qui a Castiglione, è molto attiva e sta organizzando i vari corsi. Così come tutti i comprensivi, anche il CPA sta attivando il piano estate, e nel mese di settembre saranno attivati i vari moduli di propedeutica, quindi sia sull'alfabetizzazione che sulle scienze tecnologiche in matematiche che sul digitale. Quindi è un centro molto attivo questo anche a Castiglione, anche perché rientra come convenzione nel piano lo studio col comune di Castiglione. Ecco, chiedo scusa, proprio ignoranza, quindi chiedo a lei di colmare la lacuna. I CPA sono anche quelli che organizzano i corsi di aggiornamento, per esempio, per il lavoro? Tipo magari uno ha lavorato in un settore, ha perso il lavoro, può andare a lavorare in un altro settore ma non ne sa nulla, allora lo preparano, può essere anche... Può essere, sì, il CPA si occupa anche di questo, a volte si è interfacciato più volte col comune, e soprattutto abbiamo, non dimentichiamoci che abbiamo forma sul territorio, con forma abbiamo un confronto costante e spesso e volentieri è utilizzata anche all'interno di progetti col comune, tipo Oikos proprio è stato uno dei progetti a cui forma ha partecipato, e dove venivano fatti, diciamo così, degli zainetti per quelle persone che magari hanno avuto dei problemi temporanei anche di in famiglia, e quindi Forma ha organizzato i vari corsi o ci ha accompagnato nei tirocini presso aziende. Ecco, è uno degli attori fondamentali del nostro progetto Oikos. Perfetto. Poi ancora parlando, quindi CPA ne abbiamo parlato, anche cambiando argomento completamente, parliamo anche del polo vaccinale, anche come va, e poi parliamo anche dei volontari magari che ci operano al suo interno. Parliamo sì, io parlo soprattutto dei volontari che operano all'interno del nostro polo vaccinale. No, perché sta dicendo giustamente adesso tutti coloro i quali sono andati a fare la vaccinazione, no, magari non si rendono conto che si tratta di persone, anche quelle semplicemente che smistano, che stanno in piedi ore. Anche solo quello, no?
Con un mal di piedi, posso assicurarlo, perché a volte li ho accompagnati. Da marzo stanno collaborando con noi, da quando c'è stata, si è ravvisata la necessità, prima di tutto, di delle telefonate con, verso gli utenti ultra ottantenni che non erano ancora vaccinati, per prendere le varie prenotazioni. Gli abbiamo chiesto aiuto al coordinamento del Siamo in Rete, quindi a Luca Cimarosti, e alla dottoressa Di Claudio, la professoressa Di Claudio. Insieme abbiamo costruito questi progetti. I ragazzi del liceo Gonzaga hanno contribuito a queste chiamate, e contemporaneamente quindi hanno raccolto quelle le ore che servono per il PCTO che hanno all'interno della scuola. Quindi è stata una sinergia molto, molto utile tra i due assessorati che rappresento, quindi sia quello della coesione sociale che dell'istruzione. D'altro canto, finita questa fase, le associazioni che erano già state preallertate, alle associazioni è stato chiesto poi la disponibilità per accompagnare durante la somministrazione dei vaccini al polo vaccinale, o meglio per accompagnare all'ingresso, quindi a fare la parte di smistamento e di aiuto alla compilazione dei moduli, solo per la parte ovviamente di nodi di anagrafica. Sostanzialmente è una cosa molto importante, perché il polo ad oggi sta lavorando con con i volontari del comune di Castiglione e con gli studenti dell'Istituto Gonzaga. Non finirò mai di ringraziare queste persone, perché davvero è tanto adesso che lavorano al polo e che mettono a disposizione il loro tempo libero per aiutare. E la risposta della cittadinanza in queste fasi è stata fondamentale, e tanta. Quindi quando c'è bisogno di aiutare, i cittadini di Castiglione ci sono, hanno un cuore grande. Questa è una grandissima cosa quella che ha detto, obiettivamente, anche perché, come ha detto lei, danno il loro tempo libero, cioè possiamo dire anche quanto sono pagati questi volontari. Zero eurini. Zero euro, per cui appunto voi li vedete lì, che tra l'altro fanno anche un lavoro anche delicato, perché poi dopo non tutti saranno disciplinati, mantengono la distanza, rispettano il proprio turno, ci sarà quello che vuol passare avanti. Esatto, sono anche molto pazienti. Esatto. Oltretutto, armati di pazienza. È poco ma sicuro, assolutamente. E devo dire che sono i primi quindi a far rispettare le regole, sono molto attenti alla sicurezza, all'igienizzazione, alla divisione e alle indicazioni che devono dare appunto agli utenti per sedersi e per affrontare poi il nostro polo, quindi tutta la parte amministrativa e così, quindi per dare le indicazioni su come funziona l'iter. Ecco, anche lì teniamo conto che se c'è un rallentamento anche loro sono lì, e loro sono in piedi, magari tu sei seduto, loro sono in piedi, appunto. Parlando invece anche di servizi sociali, ci sono dei bandi nuovi, assessore? Per quanto riguarda il piano di zona, c'è un bando di contributi per il mantenimento degli alloggi, nel senso che se persone hanno avuto difficoltà in questo momento a mantenere gli alloggi, quindi a pagare l'affitto causa emergenza Covid, perché di questo stiamo parlando, Regione Lombardia ha dato a disposizione dei fondi, in questo caso sono 20.000 euro al momento divisi sull'ambito, però dal 16 di agosto possono presentare possono tramite il sito del Comune di Castiglione, vedete subito che c'è il pulsantone da schiacciare per poter accedere al bando e vedere appunto e partecipare appunto a questo bando, per vedere se ci sono appunto degli aiuti da poter utilizzare per mantenere quindi alla fin fine il proprio alloggio. Quindi. Cioè in pratica aiutate a pagare l'affitto praticamente. Esatto, sì. Quindi, appunto, a fronte di, non so, se qualcuno ha perso il lavoro e quindi fa fatica per l'emergenza sanitaria che c'è stata e quant'altro, c'è questa possibilità. Sono soldi di Regione Lombardia che vengono dati all'ambito di Guidizzolo, di cui Castiglione è capofila. Perfetto, allora facciamo una cosa, ci fermiamo un attimino con Erika Gazzurelli, che è assessore del Comune di Castiglione delle Stiviere, in compagnia di Erika Gazzurelli, assessore del Comune di Castiglione delle Stiviere. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Deleghe a coesione sociale e istruzione, ho detto giusto? Sì. Perfetto. Allora, c'è un altro tema anche di cui vogliamo parlare, che tra l'altro è un tema molto estivo, che è quello del CRED, no?
parliamo di questi anche. Sì, il credo comunale di quest'anno sta andando, devo dire, molto bene, lo sta, come tutti gli anni, come recentemente, lo sta organizzando ASPAM, direi in modo egregio. Abbiamo avuto tante iscrizioni e i ragazzi lo stanno apprezzando, appunto, quello che viene fatto durante il credo. Ovviamente, come l'anno scorso, sono state mantenute tutte le misure di sicurezza, quindi abbiamo un CRED che sta lavorando in maniera sicura per riscoprire quella che è una riscoprire l'amicizia, per riscoprire un rapporto sociale e un confronto anche con i propri coetanei, che in questo momento era andato un pochino diciamo calando in relazione, appunto, alle restrizioni che ci sono stati. E devo dire che fondamentale, ho avuto modo di confrontarmi con alcune persone, con alcuni psicologi, gli stessi dirigenti mi dicevano che c'è un accesso agli psicologi quest'anno, c'è stato un assaggio di psicologi di maggiore del 120% in aumento, quindi sulla fascia della psicologia, quindi direi che è fondamentale riscoprire i rapporti, e il CRED sicuramente ai nostri ragazzi e ai nostri bambini dà questa possibilità, ecco, per stare insieme. È un modo per stare insieme e per ritrovarsi. Lo dicevano gli antichi greci, noi filosofi, che l'uomo è un animale sociale, e obiettivamente noi veniamo da 2 anni di socialità, ne hanno, insomma, avuto abbastanza poca. Allora, esatto. Per quanto riguarda invece un altro argomento, anche che è il reddito di come si chiama, di autonomia. Autonomia. Reddito di autonomia, cioè dei voucher per i disabili, giusto? Sì, attualmente è ancora attivo, lo potete trovare sul sito del Comune di Castiglione, il bando per il reddito di autonomia voucher anziani. Si tratta di un voucher messo a disposizione, quindi anche a privati, appunto, per l'autonomia, quindi, dei disabili e degli anziani, quindi per quelle persone che hanno bisogno di anche solo di trovare qualcosa di diverso da fare, cioè, quindi di, non sto parlando di presidi o altro, ma proprio per rimettersi in gioco e per poter vivere un pochino meglio. È un reddito è un voucher a cui possono partecipare persone che hanno un ISE minore di 35.000 euro. La scadenza dell'avviso è il 31 di dicembre di quest'anno, però si va a esaurimento, ovviamente, si possono trovare tutte le informazioni sia sul sito oppure chiamando il numero di telefono dei servizi comunali al 679-345. Se qualcuno ha bisogno. 679-345. Ovviamente prefisso 0376. Ovviamente. Perfetto, per cui, appunto, qua si può avere tutte quante le informazioni. Chiamate, sì, questo numero. Sì, disponibilissime a dare le informazioni e aiutare. Perfetto. Allora, le leggo i messaggi, se però ad aggiungere qualche cosa lo aggiunga quando vuole, in qualsiasi momento. Allora, vediamo, quando chiude, dice un messaggio, vediamo se lo trovo, eccolo qua. Quando chiude l'hub vaccinale, perché ho sentito che chiude, aspetti che lo vado a riprendere, che chiude a fine settembre, dopo dove si va a vaccinarsi. L'hub vaccinale non dipende dall'amministrazione, dipende, appunto, da ATS e da Nicchio, che gestisce il nostro hub. Attualmente questa era l'indicazione, ma ovviamente con le nuove normative e con le nuove indicazioni e così bisogna rimanere un attimino in stand by per quanto poi verrà fatto, sostanzialmente. Poi vediamo anche perché abbiamo un ospedale dove prima venivano comunque, cioè le prime vaccinazioni sono state fatte al nostro ospedale San Pellegrino. Poi vediamo anche l'evoluzione, sai che in Israele stanno facendo la terza dose, esatto, per cui vediamo anche quello che esatto. Voucher io ho bisogno, ma il computer non ci, con il computer non ci prendo, sono anziano. Allora le chiedo, appunto, di chiamare il numero che ho dato prima, glielo ridico, sì. 0376 679 345. Perfetto, poi magari lo ripetiamo anche alla fine, sì, della trasmissione anche. Gazzurelli, salve, ha preparato gli aiuti per settembre-ottobre? Ah, vabbè, questa è una domanda che arriva molto frequentemente, aiuti appunto ai cittadini che possono essere in difficoltà eventualmente. Gli aiuti dei cittadini in difficoltà sono continuati in maniera direi continuativa, anche perché abbiamo
questa associazione, quindi la rete delle associazioni del Siamo in Rete, che gestisce questi aiuti in maniera costante, quindi aiuto ai buoni spesa e quant'altro, e poi dopo ovviamente nel momento in cui sono arrivati anche altri fondi che verranno poi erogati o con bando o tramite l'associazione, riguardanti appunto i buoni spesa o gli aiuti bollette, ok, vi chiedo di fare riferimento eventualmente alla sede del Siamo in Rete, che è presso il Banco di Comunità. Poi per le vaccinazioni chiedono come siamo messe e a che percentuale siamo arrivati di vaccinati a Castiglione. A Castiglione le vaccinazioni hanno superato ormai le 65.000 vaccinazioni, con una capienza. Si pensava all'inizio di vaccinare le indicazioni, le prospettive erano di vaccinare 500 persone al giorno, e il nostro polo riesce a vaccinare attualmente, mi sembra di essere arrivati, sono arrivati anche a 924 vaccinazioni al giorno. Certo. Quindi devo dire che la percentuale su Castiglione, se non sbaglio, si attesta sui 65%. Ne approfitto per segnalare che è importante aumentare questa percentuale. Ecco, qua parliamo di almeno una dose o tutte e due? Almeno una dose. Allora, devo fare domanda per avere buoni spesa, come faccio? Chiedono. Chiami pure il numero che ho segnalato prima, sì. Carta e penna, telefonino, fiammiferi, non so, come nei film di 007, no? Esatto, trovo i riferimenti anche sul sito, comunque poi ridiamo il numero. Poi per il trasporto degli scolari come siete messi come comune con i mezzi? Sono arrivate oggi le nuove linee guida, almeno ho sentito l'ufficio istruzione prima che stavano arrivando le linee guida sui trasporti, che erano una delle ultime linee guida che ci mancavano, appunto. E quindi stiamo aspettando le indicazioni. Noi abbiamo tutti gli iscritti, perché abbiamo appunto aperto le iscrizioni ancora nel mese di maggio, quindi abbiamo tutti gli iscritti per il trasporto dei ragazzi e dei bambini, e adesso stiamo vedendo di come guardare, come interpretano le linee guida, appunto. Poi, altro messaggio: sono una mamma molto preoccupata perché non so come apriranno le scuole in presenza o no, in sicurezza, no? Non si capisce niente. Insomma. Un polo vaccinale alla grande, brava, assessore, so che si è impegnata molto, dice un altro messaggio appena arrivato. Se voglio rispondere alla mamma che è preoccupata, anche io da mamma sono ovviamente preoccupata e sto aspettando quello che decidono, perché... siamo al 2 di agosto, è importante, direi, guardarci dentro bene, ecco. Poi, assessore, non riesco a pagare l'affitto di casa perché non ho più lavoro, avete dei contributi? Sì, quello... Sì, e il contributo di cui parlavo prima, se vuole fare riferimento al bando, il bando è sul sito del Comune di Castiglione e apre il 16 di agosto, le iscrizioni al bando aprono il 16 agosto. Poi, se non sbaglio, vado a controllare comunque. Io grazie. Questo lo leggo: il prossimo Luigino d'Oro a Marcel Jacobs, il centometrista. Va bene, Gazzurelli, sì, dovete dare so. Meno contributi agli stranieri e più ai castiglionesi, dice un messaggio. I contributi sono lì per tutti, quindi io chiedo a tutti di partecipare quando ci sono i contributi. Perché sono bandi e quindi si va a graduatoria e magari uno non ci pensa, in realtà magari ha la possibilità di accedere e non lo tiene d'occhio. Mi raccomando di tenere d'occhio sempre il sito del Comune di Castiglione, dove ci sono i bandi a cui possono accedere tutti. Una domanda: non sarà anche che magari gli italiani si fanno più problemi a chiedere magari un aiuto, per cui risulta che vadano soprattutto agli stranieri, anche perché quelli lo chiedono, gli italiani magari invece non lo fanno, non lo chiedono l'aiuto? È una domanda, proprio non... Le rispondo di sì, secondo me. C'è una percezione, spesso e volentieri le persone, non parlo di Castiglione ma comunque ci confrontiamo anche su tutto l'ambito, magari hanno meno difficoltà a confrontarsi con le reti, con la rete di associazioni o con le associazioni in particolare, piuttosto che non andare direttamente dagli assistenti sociali del comune, perché si pensa difficile. Sempre è più difficile comunque, cioè, nel comune al di sotto dei 50.000 abitanti, via, ecco, diciamo così, è facile che l'assessore, che ti conosca, conosca tuo padre, cioè
è più sì, difficile. Però non abbiate timori, contattate gli uffici, siamo sempre disponibili. Gli uffici, ma anche l'associazione Siamo in Rete va bene. Certo. Noi collaboriamo comunque con loro, quindi c'è uno stretto filo di c'è uno stretto contatto, ecco. Poi il comune crea uno sportello ricerca lavoro tramite aziende e cittadino. Tra aziende e cittadino. Esiste lo sportello ricerca lavoro, esiste lo sportello Informa Giovani. Non dimentichiamo che l'Informa Giovani ormai è diventato un Informa Giovani over giovane, anche per sì, i diversamente giovani, nel senso che dai 18 ai 95 anni. Esatto, ecco. Facciamo parte di questa rete dell'Informa Giovani. C'è stata la settimana del Job Weeks dove venivano fatte degli incontri sul lavoro, e spesso volentieri c'è questo match tra aziende e richieste. Vi invito a iscrivervi al canale Facebook anche dell'Informa Giovani dell'Alto Mantovano. Poi noi italiani siamo molto più riservati, soffriamo in silenzio, dice un ascoltatore, per gli aiuti sicuramente. Poi ciao Gazzura, non so se è un soprannome. No. Siccome ci sono più turisti che vengono dal lago perché continua a piovere, organizza tra gli studenti un servizio di guida turistica. Capito, sì. Sarebbe una bella idea. Adesso gli studenti l'idea poteva proporla è una bella idea prima del 2 agosto no, però ce la segniamo, perché non è male come idea. Poi, scusi, sì. Assessore, il servizio civile da voi in che mansioni, praticamente in che reparti, lo organizzate? In che settori, probabilmente? Adesso non vorrei dimenticarmene alcuni, però sicuramente sia nel settore dell'ambito servizi alla persona che nel settore ambito cultura è stato inserito. Bene. Poi ancora, bandi alimentari ne fate ancora? Chiedono. Come prima dicevo, di fare riferimento alla rete, quindi al banco di comunità, e dipende poi dagli aiuti che arriveranno sostanzialmente. Poi assessore, lo so che non è attinente, però avremo bisogno di più turisti che vengano a Castiglione. Un altro ascoltatore ha detto che ce ne sono di più, quindi sì, noi siamo sempre qua a aspettare. Io direi che con la galleria adesso non è di mia competenza, però sia con la galleria, con i musei che ci sono a disposizione a Castiglione, e con la rassegna di quest'estate, che è veramente stata, che è una rassegna molto 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 ricca, e non è finita. E non è finita. Abbiamo anche visto persone appunto fuori paese che venivano alle stesse. Ma capita di vedere più stranieri negli ultimi anni, proprio una percentuale maggiore, proprio che vengono, magari parcheggiano in Duomo, vanno a vedere, eccetera. Sì. Capita obiettivamente. Allora, Gazzorelli, mi fa piacere sentirla, parla molto bene, venga ancora a temporario. Grazie. Non l'aspettiamo. Vengo. Allora, torno. Noi siamo in chiusura, noi ringraziamo ovviamente Erika Gazzorelli, assessore del Comune di Castiglione delle Stiviere. Io ricordo quel numero che lei ha detto, 0376 679 345. Esatto. Giusto, appunto, per corretto. Le informazioni appunto del che ha dato prima. Grazie assessore. Grazie, arrivederci a tutti.